Uomini e donne, Armando rimprovera la figlia e mi cerchi solo per borse e scarpe. Armando incarnato rimprovera sua figlia social. Il cavaliere di Uomini e Donne Over ha scelto di condividere un video a tradimento fatto in macchina con la ragazzina di 10 anni. Che si è trovato a fare i conti con la sfuriata del padre. Armando ha bacchettato la figlia perché non si faceva sentire da giorni e poi ha cominciato a fare domande circa il presunto fidanzamento della ragazzina. Armando continua a essere uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Ancora alla ricerca del grande amore della sua vita, il cavaliere napoletano tiene banco anche sui social, dove in queste ore ha postato sul suo profilo TikTok un video in cui rimprovera sua figlia. Sto chiamando da 15 giorni, non mi rispondi mai al telefono. Non mi mandi un messaggio. Non mi dici ti voglio bene, non mi dici ti amo, ha sbottato Armando nel momento in cui ha rivisto sua figlia. Sai solo dirmi voglio il telefono, la borsa, le scarpe, la tuta, i jeans. Ha proseguito il cavaliere napoletano di Uomini e Donne al cospetto di sua figlia, che appariva quasi divertita dalla scena. A un certo punto il cavaliere di Uomini e Donne ha messo alle strette la ragazzina, chiedendole esplicitamente di dirgli se fosse vera la notizia del suo presunto fidanzamento. Ti sei fidanzata? Hai il fidanzato? Ha chiesto Armando a sua figlia, intenzionato a sapere tutto su quanto stia accadendo nella sua vita. E perché non mi hai detto niente? Io non sono nessuno. Cos'è questa cosa del fidanzamento? Ha proseguito ancora il cavaliere napoletano, che ha cercato così di intercettare informazioni. Sì, mi sono fidanzata, alla fine ha confermato la figlia di Armando incarnato. A quel punto il cavaliere napoletano di Uomini e Donne non si è arreso e ha continuato a infierire, chiedendo maggiori informazioni sul fidanzato di sua figlia. Insomma, Armando riesce a tenere banco non solo all'interno dello studio di Uomini e Donne, dove continua a essere un volto di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5, ma anche sui social. Intanto l'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi torna in onda lunedì pomeriggio su Canale 5 con la nuova settimana di programmazione. Ma questa volta il programma andrà in onda in versione ridotta, infatti Uomini e Donne si fermerà l'8 e il 9 dicembre, dove verrà sostituito da film natalizi.